Nuovo video di TIFF, gente che dedicherò al completamento delle missioni secondarie del gioco. Purtroppo avrei voluto mantenere una lunghezza di video omogenea. Purtroppo mancano solamente due missioni secondarie e tra l'altro sono un attimo in difficoltà perché mi ricordo che forse mi sbagliavo, ma per l'area, per le missioni secondarie, pensavo si andasse di qua. Ah, beh, si può passare anche di qua. Ok, ma quest'area non mi ricordo se era prima era chiusa oppure no. E allora, le missioni secondarie sono solamente due. Stavo dicendo che purtroppo la lunghezza di questo video sarà più breve delle altre. Iniziamo con punto di non ritorno. Sono solamente due perché praticamente penso di averle, dico penso, non ne sono sicurissimo, ma penso di averle completate praticamente tutte. Allora, là già c'è qualcosa da fare. Ok. Ma c'è, ma tutto sto sbattimento per due monetine, no? Ma stiamo scherzando? Fammi andare su quel ponte, va? Ok. Freccia corda, le ho già consumate tutte, praticamente. Allora, iniziamo ad andare di qua. Ok. Soldi, 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 soldi. Soldi, niente. Luce, ok. Non è che sia utile adesso, però. Magari poteva essere qualche interruttore per qualche meccanismo che mi potesse fare soldi. Ok. Allora, questo cos'è? Un interruttore, ok. Ehi. Oh. Allora, tac. Non dire niente a nessuno, ta. Allora, di qua. Derubiamo tutto. Una lettera. Oh. Vediamo, bottino preso, morte evitata, c'è tutto. Ok. Allora, abbiamo un piccolo problema, nel senso che quest'area è piena di tizi e io voglio rubare qualcosa qua, quindi mi sa che qua ci sarà da far fuori un po' di persone. Mi vedi? Questa la vedi? Ok, mo c'è il balestriere, però magari il balestriere se ne sta su bel tranquillo e non mi dà rogne.
Purtroppo ragazzi, questo gioco è molto bello, già lo anticipo, mi sta piacendo parecchio, però quando si mette alla prova un attimo l'intelligenza artificiale escono fuori le prime magagne. Ad esempio questo balestriere, invece che venire a cercarmi, lui è posizionato là sopra, se io sto nell'ombra lui smette di vedermi e basta, insomma, è poco, insomma, è un pochino stupidotto, insomma. È un po', non so neanch'io come avrebbero potuto migliorare la cosa, però almeno come minimo sarebbe dovuto scendere a cercarmi. Invece no, basta, adesso si è tranquillizzato, se ne sta su bel tranquillo. È un po' agitato, nel senso che mi sta cercando, ma quando sono nel buio sono completamente invisibile. E basta, lui è a posto così, vedete, non mi vede. Peccato perché con un minimo di intelligenza dei nemici un pelino più raffinata, questo sarebbe secondo me stato veramente un gran giocone, un capolavoro. È comunque un bel gioco. Allora, vediamo di qua. Ok, allora usiamo la freccia spuntata che tanto non costano niente. Dovrei riuscire. Ok. Oh. Allora, attenzione perché devo neutralizzarli forse. Ma e poi, eh sì, questo qua è il mio obiettivo. Allora. Devo rubare il gingillo del cacciatore, ok. Allora, sapere che ce ne sono solo due, io mi butterei proprio al pestaggio più totale e via. Anche perché lì è illuminato, io dove posso andare? Da nessuna parte. Vabbè, facciamo così. Non mi ha visto. Ma che Avvisati ni... pure alle tue ombre, presto sarà finita. No? Aver avuto un lanciabile sarebbe stato Pronto ad molto aiutarti, utile, fratello. perché mi avrebbe permesso di... Io combatto su. Non c'è nessuno qui intorno. Vedete, quando vengono messi un attimo alla prova, sono davvero un po'... Come dire, un po' stupidotti. Cioè, è vero che il gioco ti dice se sei nell'ombra e il coso è scuro, la sfera è scura, sei completamente invisibile. Qua, ad esempio, un'altra cosa sarebbe stato utile spegnere la fiaccola e passare inosservato. E che secondo me il gioco dovrebbe non darti la possibilità di uccidere i nemici. Allora sì. Allora se te la fai tutta in stealth, ha senso, cioè ci sta, hai fatto bene. Allora, apriamo di qua. Peccato perché veramente questo è un gioco che ci sta. Per la vostra dedizione alla causa. Beh, senza gente come me non gli servirebbe l'arma. Anche questa missione è stata completata. Ok ragazzi, mi sa che siamo alla fine perché ho vinto un trofeo d'oro e mi dice completa tutti i lavori di basso in città. Quindi secondo me le missioni secondarie sono state terminate. A questo punto mi viene veramente il dubbio che... Ma questa... Eh sì, questa qua era un'altra strada. Penso, mi viene quasi da pensare che effettivamente io ho completato tutte le missioni secondarie, quindi il capitolo 7 potrebbe essere l'ultimo capitolo. Purtroppo non
Non potevo fare insomma, incastrare in un unico video questo del capitolo 7 perché sono già parecchio, come dire, lunghi i capitoli della storia principale e insomma, allungare ancora con altre due missioni secondarie, secondo me, non... Ma ecco come faccio a salire? Sarebbe diventato veramente un video lunghissimo di troppo tempo. Allora, io adesso vado a farmi un giro qua, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Ok, adesso sì che acquisisce tutto un altro senso. Semplicemente serve una freccia a corda qua. Sembra una porta molto importante questa. Seguiamo. Ok, questa è una trappola, ragazzi. Allora, facciamo così. Posso prenderlo lui? No, non posso prenderlo. Allora, vediamo. Forse qua c'è il meccanismo per disattivare la trappola. In genere è sempre dall'altra parte il secondo interruttore. Ok, ora è stato sbloccato. Vediamo che c'è di qua. Ok, un altro oggetto da collezione. Bene, gente, quindi per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo, dove andrò appunto a fare la missione. Hanno rotto le palle con sto Lode Orion. La missione secondaria, la missione principale. E niente, quindi ci vediamo qua. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.